La rete dell'endometriosi in Sicilia prende forma e quindi mettiamo tante donne siciliane nelle condizioni di avere due centri hub di riferimento e tanti centri sul territorio. Ci sono professionalità, competenze, capacità e c'è un know-how che viene espresso a grandissimo livello dalle nostre due aziende di rilievo nazionale, il Garibaldi a Catania e il Civico a Palermo. Il mio auspicio è che adesso tutto questo diventi un sistema di lavoro multidisciplinare che è posto al servizio di tutte le donne siciliane. Un'importante e non occasionale coincidenza, 8 marzo festa della donna, 9 marzo la celebrazione della giornata dell'endometriosi voluta da una legge regionale che oggi viene ufficialmente presentata ed attivata sia attraverso la costituzione della rete sanitaria per l'endometriosi, ma anche attraverso un'azione di educazione alla salute che riguarderà le scuole superiori dell'isola per informare, per comunicare, per valorizzare l'esercizio di un diritto dovere di cittadinanza responsabile e maturo. Le scuole sono pienamente coinvolte in questa azione attraverso la disponibilità che adesso è stata data di poter fruire di un filmato che educa e istruisce rispetto alla diagnosi e alla terapia dell'endometriosi, una malattia subdola la cui terapia è ancora incerta, la cui diagnosi è difficile.